Buon lunedì 23 settembre, dunque l'autunno è iniziato, auguro a tutti e a tutti un buon proseguimento di settimana, facendo in modo che ogni settimana che scorre sia un'opportunità per procedere con leggerezza in un cammino di esplorazione del mistero della vita. Oggi, ascoltando la Laudato Si, concludiamo il capitolo sulle politiche nazionali e internazionali. Oggi assistiamo a un profondo disagio della politica. Lo stesso Vladimir Udalin aveva introdotto, ma temo che non sia mai stato approfondito il tema, aveva introdotto il disagio della politica, anche il disagio della religione nella contemporaneità. Dunque i club non sono estranei alla dimensione politica. Se per caso, approfondendo la dimensione politica, qualcuno si offende, entra in conflitto, ben venga. Ben venga perché è il cuore della democrazia. Certo, non c'è un'adesione a un partito in particolare, ma sicuramente vi è una dimensione di visione condivisa, la quale chiaramente mette in guardia rispetto alle nostre credulonerie che i sistemi politici contemporanei cercano di propinare al popolo per costruire il consenso. La visione è una capacità dell'essere umano di immaginare un modello, modello ideale, che nasce da un sistema anche di valori, che in gran parte oggi quei valori, quali spesso ci richiamiamo, sono piuttosto blandi e seduttivi anche per certi aspetti, ma di forte manipolazione. Non entro nel merito perché apriremo un discorso molto complesso, Ma stiamo sulla questione delle politiche nazionali e internazionali. Nel tempo in cui abbiamo visto anche in questi giorni, c'è il silenzio degli organismi internazionali di fronte alla strategia pensata da un tempo molto remoto da parte del Mossad per attuare una vendetta nei confronti degli Hezbollah, questa modalità vendicativa di porre la politica non fa onore a Israele e credo che il popolo di Israele si dovrebbe ribellare di fronte a questi metodi. Mi sto riferendo al fare esplodere cercapersone, walkie-talkie, telefonini, attraverso una strategia che carica di odio e di vendetta. Certo, il popolo ebraico ha subito molto, ma oggi deve farsi testimone che non ha più intenzione, in primis lui stesso, a essere strumento, in questo caso di vendetta che nasce però dal desiderio insano delle politiche internazionali. Si vuole che quella terra sia luogo di povertà, miseria, guerra, disconoscimento dei diritti umani. Certo, si garantisce una classe dirigente di Israele di poter governare, ma che cosa? Ecco perché non dobbiamo mai confondere le strategie politiche dello Stato di Israele con la freschezza del pensiero e della missione ebraica, dei testi sacri che alimentano la grandezza di quel popolo che rimane grande, nonostante questi dirigenti autoreferenziali che sono semplicemente al servizio della strategia cannibalesca del capitalismo internazionale. E quindi, se noi rivisitiamo le politiche nazionali e internazionali alla luce della Laudato Si, cioè di quella spiritualità incarnata, di quella sacralità che si inabissa nelle viscere di questo nostro pianeta per generare autentici ponti di pace, se sappiamo fare questo, potremmo anche essere protagonisti sollecitanti e testimoni della costruzione di un percorso di pace. Basta vendetta, basta guerra.
Basta costruzione di armi, basta spreco di denaro che sarebbe molto utile per il bene comune per costruire strategie vendicative. Non riguarda solo la classe dirigente attuale di Israele, riguarda tutte le classi dirigenti di qualsiasi paese. E il popolo cerchi di essere testimone che non accetterà mai più queste modalità di interazione tra nazioni, tra realtà locali e neppure nelle dinamiche che riguardano i rapporti interpersonali. C'è troppa vendetta in giro, c'è troppo odio. Questo riguarda tutti, no? Ho fatto l'esempio per quello che è accaduto in Libano, ma potremmo estenderlo a qualsiasi altro luogo. E riguarda tutti i popoli che abitano questa nostra terra, riguarda la mondanità. Scusa Giovanni, questa No, certo, era un dobbiamo assolutamente discorso da fare. coniugare politica con gli eventi concreti che accadono nella contemporaneità. Dunque. Non si può pensare a ricette uniformi, perché vi sono problemi e limiti specifici di ogni paese e regione. È vero anche che il realismo politico può richiedere misure e tecnologie di transizione, sempre che siano accompagnate dal disegno e dall'accettazione di impegni graduali vincolanti. Allo stesso tempo, però, in ambito nazionale e locale c'è sempre molto da fare. Ad esempio, promuovere forme di risparmio energetico. Ciò implica favorire modalità di riproduzione industriale con massima efficienza energetica e minor utilizzo di materie prime, togliendo dal mercato i prodotti poco efficaci dal punto di vista energetico o più inquinanti. Questo significa investire in ricerca, in tecnologia e sottrarre ovviamente il denaro necessario alla ricerca e alla formulazione di nuove tecnologie che rispettino l'equilibrio del creato agli investimenti che si fanno nella sofisticata ricerca che appunto ha portato a questo episodio piuttosto tragico. Quella di aver distribuito walkie-talkie, cercapersone, cellulari che a un certo punto esplodono. Ci vuole ricerca, ci vuole intelligenza, non sempre l'intelligenza è al servizio della pace, dell'amore e della misericordia. Qualche volta purtroppo è anche al servizio dell'orrore, dello sterminio, quando soprattutto si alimenta di vendetta. Questo parla al cuore di ciascuno e di ciascuna, non sto riferendomi solo a un'entità particolare, religiosa, politica o culturale, riguarda ciascuno di noi. Possiamo anche menzionare una buona gestione dei trasporti o tecniche di costruzione e di ristrutturazione di edifici che ne riducano il consumo energetico e il livello di inquinamento. D'altra parte, l'azione politica locale può orientarsi alla modifica dei consumi, allo sviluppo di un'economia dei rifiuti e del riciclaggio, alla protezione di determinate specie e alla programmazione di un'agricoltura diversificata con la rotazione delle culture. È possibile favorire il miglioramento agricolo delle regioni povere mediante investimenti nelle infrastrutture rurali, nell'organizzazione del mercato locale o nazionale, nei sistemi di irrigazione, nello sviluppo di tecniche agricole sostenibili. Si possono facilitare forme di cooperazione o di organizzazione comunitaria che difendano gli interessi dei piccoli produttori e preservino gli ecosistemi locali dalla depredazione. È molto quello che si può fare. Finisce qui? No, No, non finisce quel capitolo. no, continua. Beh, mi piace questo, è molto quello che si può fare. Però, ovviamente, rispetto all'inizio, dove ho sottolineato l'uso delle risorse e dell'intelligenza umana al fine di creare una condizione di odio e di vendetta, no? Veramente, intelligenza sprecata.
Molto si può fare, significa però riorientare l'attenzione alle tematiche che ha indicato Papa Francesco in questo passaggio del Laudato Si', l'equilibrio ecologico del pianeta, i consumi, la ricerca anche delle tecnologie e dei modi di costruzione delle case. E naturalmente questo deve andare di pari passo col cambiamento degli stili di vita, perché possiamo anche investire il risparmio energetico, ma se continuiamo a vivere da consumisti non è che risolviamo un granché. È indispensabile la continuità, giacché non si possono modificare le politiche relative ai cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente ogni volta che cambia un governo. I risultati richiedono molto tempo e comportano costi immediati con effetti che non potranno essere esibiti nel periodo di vita di un governo. Per questo, senza la pressione della popolazione e delle istituzioni, ci saranno sempre restrizioni ed interventi, ancora più quando ci siano urgenze da risolvere. Che un politico assuma queste responsabilità con i costi che implicano non risponde alla logica efficientista e immediatista dell'economia e della politica attuali, ma se avrà il coraggio di farlo, potrà nuovamente riconoscere la dignità che Dio gli ha dato come persona e lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, una testimonianza di generosa responsabilità. Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Tuttavia, bisogna aggiungere che i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso. Piuttosto impegnativo l'invito di Papa Sì, Francesco, eh? molto impegnativo, ma è qui che siamo arrivati. Ci ricorda però che possiamo fare ancora molto. Sì. Da dove incominceresti nel fare molto? Nel fare molto. Per me la cosa più importante è una regolamentazione, cioè la prima cosa che devi fare è sfortunatamente una cosa che richiederà anni per dimostrare la sua efficacia è investire enormemente nell'istruzione dei giovani, a partire dai bambini, sotto tutti i punti di vista, migliorare tantissimo le infrastrutture scolastiche, la preparazione degli insegnanti, la qualità dei libri di testo. Quanto è facile per i genitori crescere e mandare a scuola il proprio figlio? E in generale, aiutare, preparare la prossima generazione per il mondo molto complicato, molto complesso e molto difficile in cui presto arriveranno. Quindi la priorità è nell'educazione, nella conoscenza democraticamente condivisa, rendere i cittadini sempre più capaci di essere soggetto critico nei confronti della logica dell'appropriazione del profitto, dell'efficientismo che ha come faro il consumismo. E se i cittadini diventano particolarmente sensibili e capaci di un'azione critica, possono anche diventare protagonisti che desiderano, ma devono proprio desiderarlo passionalmente. Desiderano vivere un mondo possibile, ma alternativo a quello attuale. Un altro mondo è possibile, ci ricordava uno slogan di ormai oltre 20 anni fa. Però noi continuiamo a solcare un mondo che sembra praticamente immodificato, nonostante le evidenze che ci sollecitano a vivere in maniera diversa. E soprattutto voglio sottolineare come Papa Francesco ci invita a essere molto attenti alle dinamiche politiche affinché sia l'ecologia a caratterizzare la visione di orientamento e i tempi dell'ecologia, dell'evoluzione. Non sono i tempi della politica.
quella politica che abbiamo conosciuto nella modernità, la quale è costantemente arrancante intorno alla costruzione del consenso, anziché essere un soggetto che si mette a servizio del processo evolutivo che richiede tempi molto lunghi e che soprattutto deve guardare al futuro con senso profondo di responsabilità e di etica nei confronti delle generazioni che verranno dopo di noi. Abbiamo chiuso qui il capitolo. Sì, abbiamo terminato il capitolo. È molto interessante. Riaugurando un buon proseguimento di settimana, una buona giornata a tutte e a tutti. Buona giornata.